Cavaliere, voi vi siete reso conto di quello che avete detto? No, tu sei pazzo, è pazzo! È solo perché mi sono messi i gioielli, la colonia, il golfo turchese, sì! Lui, andiamo, queste sono cose veramente nuove. No, no, Elena, aspetta, aspetta. Io non ho nessuna intenzione di sottrarmi a un'accusa così grave. L'amicizia è amicizia. E in questo momento sento che il cavaliere ha bisogno di sentire delle parole umane che solo io gli posso dire. Per giungere a tutto ciò significa che il cavaliere giustamente o ingiustamente ha sofferto. E chissà da quanto tempo si tiene in corpo, diciamo, il rospo. Per quanto mi riguarda, io ho il dovere di dire che ho stimato questa famiglia come stimo la mia. E che voglio bene tanto al cavaliere quanto a Donna Rosa con lo stesso sentimento rispettoso che mi lega a tutti e due. Cavaliere, se voi volete credere a queste mie parole che sono sincere e che partono dal cuore, bene. E se no che ce posso fare? Non mi resta altro che chiedervi scusa dell'equivoco che avete preso e che forse io involontariamente avrò creato. Ebbene, adesso ce ne possiamo andare. No! Voi dovete restare! E perché dovete uscire fuori da casa mia?